E siamo nuovamente con l'appuntamento settimanale della rubrica dell'imprenditore Aldo Presutti. Salve Presutti, buonasera. Buonasera. Noi ci siamo visti appena 24 ore fa circa, perché abbiamo parlato in studio di sanità e credo che, come dicevamo ieri sera, dovevamo partire da questo punto, visto che oggi si sono maturati un paio di eventi che ci hanno portato un po' di notizie, come abbiamo sentito anche nel telegiornale che da poco è andato in onda. Da dove vogliamo incominciare? Dall'esposizione del direttore D'Amore di 3 anni di attività alla guida della nostra ASL con tante belle cose realizzate? Ma io credo che tutto quello che è accaduto oggi, sia da questa visita del nostro direttore generale, dottor D'Amore, della cooperativa e via di seguito, io credo che ognuno di noi, chi meno aveva un po' di buon senso, si poteva già immaginare l'esito di tutti questi incontri, perché il dottor D'Amore l'ha dimostrato anche nel suo discorso alla regina Isabella, che lui è un bravo politico anche lui, che racconta delle belle favole e noi siamo questi piccoli creature che ascoltiamo la favola e sogniamo. È un grande sogno che però di realtà purtroppo nelle favole non ci sono. E difatti si è dimostrato oggi con la sua venuta a Ischia che questa favola è continua e noi adesso dobbiamo decidere se vogliamo crescere o vogliamo rimanere bambini. La stessa cosa vale ovviamente per quello che riguarda il discorso della cooperativa, che abbiamo anche lì capito che anche lì era tutta una messa in scena, una montatura, un spalleggiare la palla tra ASL e cooperativa e via di seguito, e anche lì non è che io mi aspettavo un granché. Ovviamente era ovvio che a una cooperativa senza né arte né parte, quale banca avrebbe mai fatto una fiduzione? In particolare di questi tempi, avere una fiduzione addirittura diventa difficile per un'azienda che ha i conti a posto, figuriamoci una cooperativa che non ha garanzie, non ha nulla. Tra l'altro che ha questi debiti famosi vantati con tanto di nota di credito da parte dell'ASL per circa 700.000 euro di fondi già erogati e di cui l'ASL chiede la restituzione, quindi c'è anche questa spada di Damocle che pende sulla testa di questa cooperativa Civitas, che ricordiamo gestisce il servizio nella struttura sanitaria di Villa Mercede a Fontana. Intanto stamattina c'è stato questo incontro in regione, hanno partecipato i sindacati e la struttura regionale dell'assessorato al lavoro. Purtroppo Civitas, la cooperativa, ha ribadito il fatto che procederà con i 10 licenziamenti, quindi l'unica nota certa al momento è questa. Beh, la mia risposta, se uno mi chiede a me che cosa si fa, io rispondo immediatamente: qua non si licenzia nessuno, perché di questi tempi semmai dobbiamo creare posti di lavoro ma non togliere posti di lavoro, e invito a Villa Mercede di tenere duro, che non devono licenziare nessuno. A questo punto licenziano tutti o licenziano nessuno, questo è il mio punto di vista. Ma fondamentalmente credo che sarebbe ora che i nostri 6, o chiamiamo a questo punto 7 sindaci, perché Procida fa parte comunque un po' del discorso sia per quello che riguarda l'ospedale e sia di Villa Mercede, devono prendere in mano, per quello che poi è anche il loro dovere come sindaci, e hanno anche tutti i poteri di poter prendere la situazione in mano per risolvere una questione che ne abbiamo ormai parlato, straparlato, siamo scesi in piazza, abbiamo fatto tante belle cose, che prendono la situazione in mano e si fanno 2 domande. Quando vale la salute dei ischitani? Quando vale l'anziano ammalato ischitano? Se non vale nulla, e allora le buttiamo nella spazzatura e non ne parliamo più. Ma visto che io credo che a ogni sindaco è a cuore i suoi cittadini, che le hanno votati con tanta gioia, e abbiamo visto anche nelle ultime elezioni del sindaco di Casamicciola, si brinda, si festeggia, allora il festeggiamento deve essere questo, che festeggia tutto l'isola di Ischia, di questa grande vittoria di questo sindaco,
che penserà di risolvere i problemi dei cittadini. Tra l'altro poi i sindaci sono stati ricevuti poi a mezzogiorno dal direttore D'Amore, andati via i giornalisti, sono arrivati alla spicciolata quattro sindaci. Intanto però Del Deo, il sindaco di Forio, l'aveva già incontrato alle 11, però poi dopo è andato via, e sono rimasti soltanto il sindaco di Ischia, quello di Barano, quello di Serrara Fontana e quello di Lacquameno. Insomma, si sono incontrati con D'Amore, non abbiamo idea di che cosa si siano detti, però possiamo immaginare che probabilmente avranno toccato le note spinose che ormai sono sul terreno. Tra l'altro ci è sembrato di capire che l'ASL voglia rispondere anche a quella famosa domanda che ci si fa da anni: quando ci sarà l'ampliamento dell'ospedale Rizzoli. Ci ha dato anche questa risposta D'Amore, quindi dovremo vedere a momenti anche che andrà avanti questo progetto per allargare con altri 30 posti letto, addirittura con un altro padiglione, l'ospedale. Tu ieri hai fatto un bellissimo elenco di tutte le persone dell'isola che coprono dei incarichi prestigiosi. Le abbiamo sparse un po' dappertutto, ragion per cui siamo stracoperti anche, ecco, parliamo anche dell'ultimo rinnovo di incarico di Giosi, che mi ricordo benissimo nella registrazione, anche sono stato presente quando siamo stati a Villa Mercede, che lui si è impegnato in prima persona a dire: questo problema ci penserà lui a risolverlo. Cioè, per cui qui non abbiamo solo i sindaci, abbiamo anche una figura che ha un potere incredibile a livello europeo. Cioè, per cui io credo che adesso mettiamo un punto, mettiamo un attimino da parte il caro direttore D'Amore, ci mettiamo da parte la cooperativa e andiamo a pensare a noi ischitani. Allora, faccio questo appello a tutti i sindaci e anche al, chiamiamolo, amico Giosi Ferrandino, che è stato super votato per il Parlamento europeo: fate il vostro dovere verso entrambe le situazioni, l'ampliamento e che venga finalmente questo ospedale Rizzoli ampliato, rimodernato, riportato a dei livelli per quelli che merita una località turistica come l'isola di Ischia, che non solo per i suoi abitanti ma anche per tutto il flusso turistico deve oggi avere, e poi per la Villa Mercede deve intervenire, e cerchiamo anche lì di fare un ampliamento, perché là c'è molte in discussioni, 10, 15, 20 diurni, questo e quell'altro. Se noi vogliamo far funzionare, io faccio l'imprenditore, se vogliamo far funzionare un'azienda, noi non possiamo andare a fare i tagli. Cioè, se io oggi faccio un esempio molto semplice della mia azienda, io ho due possibilità: posso iniziare a licenziare i miei dipendenti, ridimensiono tutto, chiudo alcune camere e ovviamente a questo punto pian pianino la mia azienda va a finire nel nulla, perché è la politica sbagliata di un imprenditore. Un imprenditore deve sempre pensare a crescere, questo è nell'anima dell'imprenditore. Allora, io non diminuisco l'organico, io semmai l'aumento, cerco di migliorare la mia struttura, cerco di dare nella mia struttura una competitività maggiore, e così io garantisco non solo che le persone che io garantisco il lavoro un futuro sereno, ma anche, anche per l'azienda un futuro prospero. E questo deve essere anche per la sanità. Villa Mercede è un qualcosa che può crescere e può dare una serenità a tutti noi isolani, ma anche a quelli che vengono da fuori, perché se è un'azienda tenuta bene, va bene, è gestita bene, altre che 45 dipendenti, magari ne arriveremo anche a 100 dipendenti, ragion per cui non ne parliamo di licenze, qua non deve essere licenziato nessuno. Poi questa cooperativa non dovrebbe neanche esprimersi, perché se non paghi i dipendenti non hai neanche diritto di parlare, meno c'è il buon senso e non parli, perché ti dovresti solamente vergognare, perché di soldi ne sei messo già parecchi in tasca. Poi dopo sarà la magistratura a indagare là sopra. Comunque, per risolvere questi problemi di entrambe le situazioni, adesso i sindaci sono obbligati a intervenire per risolvere il loro problema, altrimenti possono dare le loro dimissioni. Andiamo a nuove elezioni, andiamo a votare sindaci che sappiano fare il loro mestiere,
che abbiano il coraggio di saper prendere le decisioni serie, come fanno anche imprenditori, e andiamo a guardare il futuro con serenità per la nostra salute e prosperità per tutti. Vorrei chiudere qui questa parentesi al momento della situazione sanitaria, perché sicuramente continueremo a parlarne nei prossimi giorni finché non verrà fuori un risultato che sia soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda la tenuta dei posti di lavoro di queste persone che ormai purtroppo sono ridotte al lumicino senza soldi. Sentivamo ieri sera l'espressione che ha tirato fuori dall'animo Graziella, che era con noi in studio. Volevo parlare per un attimo di quanto stava accadendo invece nel settore dei trasporti, degli autobus pubblici dell'EAB su quest'isola, che il 1° giugno, sabato scorso, avevano emesso un nuovo orario sopprimendo le ultime corse notturne, e quindi l'ultima corsa in partenza dal capolinea di Ischia era a 1 di notte, togliendo quella che la successiva, che era alle 2:10. È bastato qualche ora che ci siamo fatti sentire, abbiamo sollevato un polverone e immediatamente questa corsa è stata ripristinata. Ora, è possibile che in un paese turistico le corse degli autobus per i turisti, invece di aumentare a giugno, vengano ridotte? Quale mente ingegnosa, di alte capacità certamente superiori a quelle del sottoscritto, ha potuto mai partorire eventualmente questa bella cosa? Una corsa che esisteva fino al 31 maggio, dal 1° giugno tu la sopprimi, invece di andare avanti andiamo indietro. Da lì poi ci siamo fatti sentire, ripeto, e siamo riusciti ad ottenere, però senza nessun intervento di sindaci, soltanto attraverso una nota di stampa che abbiamo trasmesso ai vertici dell'EAV, siamo riusciti in poche ore a vedere ripristinata questa corsa. Ma è possibile che dobbiamo sempre star lì noi cittadini a guardare queste cose? E non c'è poco, chi è pagato e preposto per farlo, i sindaci, sono un po' distratti. Io credo che questa situazione rispecchia un po' tutto l'andamento dell'isola di Ischia. Se noi oggi guardiamo il trasporto marittimo, ci guardiamo un po' alla questione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, i costi che affrontiamo, questo problema che non vogliono far imbarcare le ambulanze sui draghetti, l'andamento turistico, il livello qualitativo dei turisti, cioè questo è un pochettino lo specchio di tutta una situazione che non funziona a Ischia. Cioè, a Ischia viene chiamato il cittadino per esprimere un suo voto, no? Elegge il sindaco e poi dopo di questo si siede e attende e si addormenta, va in letargo. Invece io credo che la mentalità dovrebbe essere un po', faccio questo paragone perché vivo comunque due realtà, vivo anche la realtà, quella della Germania. In Germania si va a votare, il giorno dopo che si ha votato, il cittadino osserva e pretende una relazione mensile dai sindaci, cioè vogliono vedere che cosa realizza, che cosa fa, e pretendono che il loro voto e i loro soldi, perché poi questi sindaci vengono pagati da noi, diciamoci la verità, sono, certo, sono i nostri dipendenti. Allora, mettiamoci questo in mente, tutti i cittadini, quando vedete un sindaco, no? Io vedo sempre che tutti i cittadini, noi ci inchiniamo, sindaco, no, siamo là tutti quanti sugli attenti, ma noi dimentichiamo che quello sta lì per colpa nostra, che se noi avessimo dato il voto a lui non sarebbe nessuno, magari sarebbe pure disoccupato. Allora, a posto di guardare dal basso in alto, almeno guardiamoci alla pari e dire, amico mio, ti ho votato, ti sto pagando, lavora. Allora, se entriamo in quella mentalità, allora mi aggancio a questo discorso, non è che il problema è questo, che noi dobbiamo farci sentire per far cambiare le cose. I sindaci sono abituati che noi non parliamo, che una volta che li abbiamo eletti e le vediamo come dei santoni, che non le possiamo più toccare. Difatti io, se chiamo il comune di Forio e il comune di Casamicciolo, che ho provato ieri per l'ennesima volta, ci ho provato per 1 ora e mezza. Nel comune di Forio, nel comune di Casamicciola hanno risposto, c'erano solo le segreterie telefoniche, questo vuol dire tutto. Allora, o questi non stanno nel comune, vuol dire non lavorano, o stanno al comune e non rispondono, comunque come sia e sia non sono reperibili, già questo dice tutto. Allora, io faccio anche qui di nuovo un appello a tutti noi cittadini, l'isola è dei isolani, lo volete capire, non è dei sindaci, e di noi isolani. Allora, siamo 62.000 contro 6, mi pare che la maggioranza siamo noi, no? Certo. E allora chi è più forte?
Sono i numeri che contano. Oh, sono i numeri, alla maggioranza che conta. Allora, da domani, oggi ci riposiamo, prendiamocelo come riposo. Da domani mattina, seguite un pochettino la mia mentalità. Andiamo ai comuni e andiamo a dire, signori, ma perché non rispondete al telefono? C'è un problema di centralino? Perché non risponde nessuno? Domani diranno che è sabato, quindi non si può allora, c'è nessuno, quindi lunedì. Andiamo, lasciamole riposare pure il sabato e domenica, ma dal lunedì iniziamo a cambiare tutti i 62.000, pretendiamo che rispondano al telefono e poi vogliamo un rapporto mensile di quelle che fanno. E se non producono, a questo punto se ne vanno. Io ho fatto con il mio movimento e l'ho comunicato a tutti i sindaci, ho detto il mio movimento e la mia persona vogliamo affiancare i sindaci, non è che io mi sono tolto da guardare dalla finestra e mi sono messo in strada per crearvi dei problemi o per lottare. No, io sono sceso per darvi una mano, le persone che stanno a fianco a me sono scesi per dare una mano, non per lavorare contro, perché avete vinto le elezioni ed è giusto che voi dovete governare e noi vi daremo una mano, però se voi credete che potete stare qua come avete fatto fino adesso a fare nulla o prenderci in giro, questi tempi devono essere finiti, ragione per cui io dico basta, da lunedì cambiamo questo futuro di questa isola. E la parliamo di tutto, iniziamo a parlare della sanità, parliamo di Villa Mercedes, parliamo dei servizi pubblici, parliamo del servizio per via mare, parliamo di tutto, cioè noi dobbiamo risolvere tutto se vogliamo avere un futuro, cioè noi oggi siamo a un bivio, o si cade giù o si risale su, volete cadere? E allora buona caduta a tutti, io non voglio cadere, ragion per cui, visto che non credo che voi volete cadere, perché avete sicuramente chi c'ha figli, chi c'ha nipoti, chi qualche parente ne avete, qualche futuro ci sarà, avete anche l'obbligo, perché noi abbiamo potuto godere di questo benessere che ci ha offerto l'isola di Ischia e abbiamo anche un obbligo verso chi viene dopo, certo, di noi, giusto o no? Tra l'altro lunedì sera c'è il primo consiglio comunale a Casamicciola dopo le elezioni del 26 maggio scorso, quindi c'è questa cosa tecnica di questo partire con il nuovo governo del paese, infatti il sindaco dovrà giurare, dovrà comunicare i nomi dei nuovi assessori, quindi c'è tutta una serie di formalità che dovranno essere espresse, infatti siccome non c'è spazio nella sede comunale del palazzo ex Capriccio in piazza, si è pensato di andare a svolgere, a tenere questa prima seduta del Consiglio Comunale per accogliere quanto più gente possibile, il ristorante della pizzeria del Corso che sta nella zona di Perrone, lì accanto al Topless, giusto per fare un po' di pubblicità. E quindi c'è questa ripartenza della seconda consigliatura, del secondo mandato di questo sindaco Castagna, che si è visto negli ultimi 2 anni, insomma bisogna anche compatirlo perché il terremoto, i disastri, le frane lì all'eliporto eccetera lo hanno un po' trovato impreparato, insomma si è trovato di fronte a dei disastri che sicuramente nessun sindaco si sarebbe mai aspettato e auspicato di affrontare, quindi vedremo anche quali sono i programmi della nuova amministrazione e quali saranno le prime cose da fare, soprattutto credo che si punterà molto sulla ricostruzione dopo il terremoto. Allora, compatire, non possiamo parlare di compatire perché nessun medico crede che ha prescritto al dottor Castagna di ricandidarsi. Quelle due sono le cose, o un folle o è uno che sappia la ricetta come risolvere il problema di Casamicciola e del terremoto e tutto. Essendo che lo reputo una persona intelligente, avrà la ricetta. Io sono strafelice che lunedì lui giurerà e farà tutte queste cose così. Martedì prenderò la mia bella bicicletta elettrica, che io amo, oggi ho fatto una bella passeggiata al giardino di Castiglione, funziona una meraviglia, invito a tutti quanti di comprarvi una bicicletta elettrica perché prima cosa non inquina, seconda cosa non c'è un bollo, non c'è l'assicurazione, ci sono tanti tanti vantaggi, non c'è da comprare benzina, basta mettere in una presa elettrica. Forse e si cammina anche bene alla salute. Fa anche bene alla salute, allora quello che dico, prenderò la mia bella bicicletta, magari non il martedì ma da mercoledì in poi, caro sindaco di Casamicciola, ti verrò a trovare io, mi hanno detto che la mattina lavori perché fai anche il professore, sì, lui insegna, adesso sì. Devo capire tu quale l'orario avrai per il pomeriggio, fai una cosa, ti do il mio numero di telefono 347 33 83 051, attendo una tua chiamata per un appuntamento per poter festeggiare con te il tuo programma, avere le scadenze di questa rinascita di questo comune di Casamicciola che fa parte dell'isola di Ischia
E così io vorrei festeggiare non solo con tutti i cittadini di Casamicciola e con tutti i terremotati, ma con tutto l'isola di Ischia, che avremo un sindaco che si illumina dopo 5 anni, diciamo, di sfortuna, che adesso uscirà fuori con la bacchetta magica e risolverà il problema di Casamicciola e di tutta l'isola di Ischia. Prima di chiudere, diamo uno sguardo a questi interventi sui social, gli appelli fatti, i commenti che vengono svolti con le dirette Facebook, i contatti, che cosa stanno sollecitando i cittadini, cosa scrivono ad Aldo Presutti, quali sono le ultime cose che sono state sottoposte? Allora, io per prima cosa devo dire che la gran parte delle persone mi stanno inviando dei messaggi molto molto propositivi, anche delle idee veramente, devo dire, mi sono meravigliato a me, io stesso, quanto potenziale c'è a Ischia, ragion per cui la maggioranza delle persone veramente è propositiva, e c'è una piccola minoranza che è quella che lavora contro, però è quella che riesce in qualche maniera a dominare la maggioranza. Allora noi dobbiamo far zittire a queste persone che remano contro, che vogliono mettere il bastone tra le ruote, che sono i soliti pessimisti. Che cosa mi dicono? E tutti quanti mi spronano di andare avanti, tutti quanti hanno questo momento adesso di curiosità a dire: ma questo fa sul serio o sta scherzando? Allora vi tranquillizzo, non sto scherzando, faccio sul serio. Lo voglio ripetere, io non so, sono un politico, non voglio la poltrona, non voglio soldi, non voglio favori, non chiedo niente, lo faccio, e qua ci metto la faccia, lo faccio veramente per la cittadinanza ischitana, e spero che più persone mi seguano, perché più persone siamo, più avremo la forza per accelerare i tempi, perché io non mollerò, anche se saremo pochi, ma io non mollo, io ci vado avanti. Perché io voglio vedere quest'isola cambiare per il futuro, per i nostri giovani, per quelle che merita quest'isola di Ischia, e perché noi veramente siamo stati baciati dalla fortuna con questa meravigliosa isola. E con questa prospettiva positiva rispetto ai disastri e ai danni di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra trasmissione, della nostra chiacchierata di oggi, rispetto alla sanità Villa Mercedes, sperando che ci sia uno spiraglio positivo anche in queste vertenze, chiudiamo questo appuntamento con la ripromessa allora venerdì prossimo di parlare innanzitutto di questo incontro che avrà avuto con il sindaco Castagna, ce lo auguriamo, vedremo poi che cosa è emerso da questa. Ma io sono convinto che il sindaco di Casamicciola non si tira indietro, perché è una persona che ha tanto coraggio, lo ripeto, ad affrontare un comune che effettivamente è in difficoltà, figuriamoci se non si sente all'altezza di parlare con un semplice cittadino ischitano per uno scambio di opinione e per capire che cosa succederà nei prossimi settimane, va, diciamo, o nei prossimi mesi, ecco, non, miracoli non le può fare, però se avrà un programma ben preciso io sono convinto che vedremo una rinascita di Casamicciola di Ischia. E chiudiamo qui questa nostra ennesima chiacchierata settimanale con il salotto di Aldo Presutti, e ci vediamo venerdì prossimo più o meno alla stessa ora. Arrivederci.